Ed allora complimenti ancora a Brixen ed Erice, laureatesi campioni, vincendo la Coppa Italia 2023, una finale che si è disputata nella giornata di domenica a Rimini. Hanno ottenuto un risultato importante, il primo trofeo del nuovo anno, che dunque va ad arricchire la bacheca del Brixen e che inaugura quella del team siciliano. Un saluto a Matteo Aldamonte. Ciao, ciao a tutti. Matteo. E un cordiale saluto, oltre che un ringraziamento, al nostro ospite di giornata, Salvatore Onelli, tecnico del Cassano Magnago, dello staff azzurro. Ciao Salvatore, per aver accolto il nostro invito. Ti toccherà, insomma, sdoppiarti. D'altronde hai conoscenza, esperienza e capacità per capire un po' qual è stato il segreto di Brixen al maschile ed Erice al femminile per la conquista della Coppa Italia. Intanto mandiamo agli archivi un'edizione veramente straordinaria, Matteo. Sì, molto ricca di contenuti tecnici, abbiamo visto delle belle partite soprattutto dalle semifinali in avanti, abbiamo visto anche, diciamo, delle sorprese, perché Erice non arrivava da capolista della classifica ed è riuscita a vincere, a mio avviso grazie alla caratura tecnica molto interessante, molto importante di alcune sue giocatrici, che le permettono a questo punto di candidarsi a tutti gli effetti anche per la lotta al tricolore. Mentre nel maschile abbiamo visto un po' rispettati i valori, sì, della graduatoria, perché Bressanone era prima e ha vinto la Coppa Italia. Che ne pensi, Salvatore? Sì, è come dice lui, nel femminile ci sono state più sorprese. Un Erice che ha avuto una trasformazione incredibile in pochi giorni, alcune ragazze che erano un po' nell'anonimato nel campionato poi si sono trasformate completamente in Coppa e l'hanno trascinate. Bressanone, come diceva anche Matteo qui, insomma, era prima in classifica in campionato, quasi imbattuto, e ha dimostrato di essere la squadra attualmente più forte. Ecco, un elemento di valutazione che ha anche tenuto un banco, insomma, nei lunghi pre e post partita che hanno accompagnato le gare dell'RDS Stadium, è stato anche un aspetto, perché tra le quattro semifinaliste, due al maschile e due al femminile, sono arrivate molte squadre che in pratica hanno giocato di venerdì, a discapito chi invece delle favorite, molte favorite, che erano state impegnate già nella giornata di giovedì e quindi avevano goduto di un turno di riposo suppletivo. È una coincidenza, una casualità, oppure pensi che anche questo abbia potuto incidere, Salvatore? Ma diciamo che io penso sia un po' una coincidenza, nel senso che poi è la testa che fa molto, non è tanto a quei livelli lì, non è tanto lo sforzo di una partita, di un giorno in più di riposo, no. Quindi la testa fa tanto e chi ha giocato il venerdì aveva evidentemente un ottimo approccio anche per il sabato, voglia di vincere, quindi poi l'ha dimostrato. Allora, partiamo dal maschile, Matteo. Dove è arrivata, come dicevamo, la vittoria di Bressanone. Bressanone ha battuto di misura una Sidea Group Junior Fasano, che comunque è apparsa davvero in grande crescita, è capace di eliminare... Forse la grande sorpresa, no, del programma maschile. Sì, assolutamente. Beh, c'era sicuramente curiosità, una squadra che ha cambiato guida tecnica in corsa, prima esperienza da allenatore di Vito Fovio, che devo dire è stato da questo punto di vista, sì, non voglio dire una sorpresa piacevole, ma comunque è stata una piacevole affermazione. Io ho avuto modo, poi in telecronaca, sì, ascoltavamo anche i time out. Devo dire, veramente una bella aria si respirava, oltre ai contenuti tecnici, che insomma su quelli non avevamo dubbi. Perso di misura, dicevamo, il Fasano, è finita 31-30. Noi ripercorriamo quello che è successo in finale con gli highlights e con appunto il racconto in presa diretta della partita direttamente da Sky. C'è tutto, ci sono tutti gli ingredienti all'RDS Stadium di Rimini, ci sono due grandissime squadre, c'è la Coppa sullo sfondo che le aspetta per la prima volta in 37 edizioni di Coppa Italia. La finale sarà quella tra il Brixen e la Sidea Group Junior Fasano, ed eccoci qua, è iniziata la 38esima finale di Coppa Italia maschile nella storia della pallamano italiana. Notarangelo accelera il ritmo del suo possesso, il Fasano, primo gol della partita, esulta il pubblico biancazzurro, segna, carico per Gianluca Dapiran che è puntuale come una cambiale, va a segno, 1-1 il risultato. Yarsam che poi va da Notarangelo, si è alzato il braccio del passivo, quattro passaggi a disposizione, non servono, la risolve così. Che bella partita la quale stiamo assistendo, sotto mano, formidabile!
da Piran, il sottomano di Gianluca da Piran, la grande giocata. Yarstam intanto, e qui si fa gara a chi fa il gol più bello. Stricker, è finita il Brixen, dopo 35 anni torna a vincere la Coppa Italia per la terza volta nella sua storia. E dunque complimenti al Brixen, complimenti a Davor Čutura, ecco anche il confronto tra panchine, Salvatore, si affrontavano Čutura e Fovio, due di fatto esordienti sulla panchina. Sì, Vito ha dimostrato di essere molto capace, molto portato per questo ruolo. Lui ha, sia lui che Čutura hanno avuto una carriera lunga, quindi hanno avuto molti allenatori sicuramente capaci. Conosco quelli che ha avuto Vito Fovio, quindi tra questi c'è anche Nino Cerva che sicuramente qualcosa trasmette. E lui è stato bravo ad essere una spugna durante la sua carriera e lo sta dimostrando adesso mettendo in pratica quello che ha imparato da giocatore, diciamo. Tra l'altro, invece, passando alla panchina dall'altro lato, a Bressanone c'era un pochettino di pressione perché gli investimenti sicuramente estivi erano stati notevoli e poi abbiamo visto le lacrime di diversi giocatori. Penso a Davide Bulsamini, che poi alla fine è un punto di riferimento della nazionale, ma in Italia doveva ancora affermarsi, è stato il primo titolo, è stato bello vederlo emozionarsi, ecco. Salvatore. Sì, non deve essere facile quando c'è questa pressione vincere questo tipo di gare. Poi Fasano è un avversario veramente scomodo perché danno tutto quando giocano, per batterli bisogna essere veramente pronti in campo e alla battaglia, e loro lo sono stati, e quindi secondo me questi pianti erano anche un po' uno sfogo dovuti un po' allo stress di questa manifestazione. A proposito di pianti e di lacrime, mi hanno molto colpito anche le lacrime a fine partita di Mate Volarevic, che è stato uno dei grandi protagonisti di questa avvincente finale tra Brixen e Sidia Group Fasano. Ascoltiamolo, riascoltiamolo nel commento pochi secondi dopo la conquista del titolo. Grazie mille veramente, complimenti a Fasano, complimenti per questi ragazzi, per la nostra società, per Bressanone, per i tifosi che sono tutti numerosi qui. Il nostro lavoro in 5-6 mesi si vede adesso veramente. È stata una partita molto combattuta, una partita anche equilibrata, decisa proprio nei secondi finali. Merito anche tu. Sì, grazie mille. Guarda, tutta l'anno si lavora per questo. Era una partita equilibrata, avevamo più 5 gol, poi sono arrivati a più 1 perché Fasano è una squadra che è completa. Sono terzi di classifica, complimenti veramente pure per loro, ma guardate questi ragazzi qui. Sì, ultima considerazione, Coppa Italia, ora c'è lo scudetto. Sì, guarda, noi lavoriamo per ogni partita in stagione, dal primo all'ultimo uguale. Poi alla fine vediamo, quando si è tra i playoff sono due partite, si può cedere tutto. Un po' meglio, ma non tanto meglio in quanto a Raucedine, ma comunque andiamo avanti. Ecco Salvatore, Volarevic insignito più volte di MVP delle partite, ma personalmente, nella mia personale classifica, il titolo di MVP della manifestazione va a Gianluca da Piran, no? Perché la continuità, l'ecletismo praticamente è stato impegnato e impiegato da Čutura in tutti i ruoli. Non importa, basta. Tutti, esatto, gli altri, sì. Credo che insomma questa sia stata anche soprattutto la coppa di Gianluca da Piran dal punto di vista personale, mi intendo. Poi è chiaro che è un successo di squadra. Sì, sì, Gianluca è anche un ottimo difensore, non dimentichiamolo, può difendere ovunque. E in attacco poi la risolta da terzino e da centrale, quindi questo fa capire, essendo, tra l'altro lui credo che nasca pivot, quindi insomma, facendo un rapido calcolo fa tutti i ruoli e quindi è stato veramente fantastico. Invece tra le donne? Beh, tra le donne bisogna dire che
come diceva Salvatore prima, ci sono state delle giocatrici che sono venute fuori in questa manifestazione, penso a Storosuk, ma bisogna dire anche che il mercato di Erice, quindi Eco, Masson, sono state giocatrici assolutamente decisive in questa manifestazione. Eco è stata una vera trascinatrice, ha dimostrato di essere una giocatrice di categoria superiore e questo ha fatto la differenza poi probabilmente nel corso della manifestazione e nel corso della finale contro il Brixen-Sud Tirol, della quale anche in questo caso ripercorriamo le emozioni. La pallamano italiana è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Sono le finali di Coppa Italia, prima le donne e poi gli uomini. Il teatro è uno soltanto ed è l'RDS Stadium di Rimini. È iniziata la finale che assegnerà la 32esima Coppa Italia femminile della storia. Muratovic va a puntare nel mezzo dove la coppia è co... E Mirchicchi nulla può perché intanto arriva la prima rete della partita. Si è alzato il braccio del passivo, quattro passaggi che diventano tre. Il tiro di Muratovic a sorpresa e a segno soprattutto. Bressanone che torna a far gol. Intanto il tiro di Mirchicchi che ha un gran braccio e ce lo dimostra con questo pallone messo all'incrocio dei palli. Muratovic sul palleggio, attacca dove c'è Begni. La palla cercata da Muratovic. Che cosa abbiamo visto? Storosuk vuole correre e ha ragione lei, ha un cambio di marcia. Giulia Loso che ridà nuova linfa, però l'azione attacco e poi Storosuk sopra il muro, sempre Storosuk che lavora col palleggio, il no look molto bello e poi il gol di Marianela Tarbok, passaggio fantastico. Muratovic con il palleggio finisce a terra, Begni, Muratovic ne approfitta e va a segnare sul filo dei passi. E ancora l'Erice ha la palla del più 4. Ed è la palla probabilmente del game over. È finita la C Lifestyle, Erice vince la prima Coppa Italia della sua storia. Salvatore, tu frequenti abitualmente il massimo campionato femminile dove l'equilibrio tra le quattro semifinaliste è stato straordinario, perché se pensiamo che Erice ha battuto Iomi Salerno di un gol mentre Pontini e Bix sono andate ai 7 metri, insomma questo lascia intendere che equilibrio di valori in campo insomma in questo momento esista nel massimo campionato femminile. Sì, il campionato in realtà diceva un po' questo, ma neanche tanto, nel senso che Erice e Bressanone sembravano abbastanza al di sotto rispetto a Pontini e Salerno, ma è stato invertito tutto e i pronostici sono stati completamente ribaltati. E Bressanone trasformato, anche loro li ho visti molto meglio rispetto al campionato, e quindi adesso non sarà facile per Salerno se vorrà vincere il campionato quest'anno, perché veramente... Erice, non dimentichiamoci che ha fatto una partita con Savica Mirchicchi a mezzo servizio per un problema fisico e in tribuna aveva Gorbaciova, quindi insomma sarà molto dura poter vincere lo scudetto quest'anno per queste squadre. Secondo te sono valori che ci porteremo dietro anche ai playoff o poi il fattore campo, quindi giocare a casa mia, a casa tua e quant'altro, ci riporterà un po' a quello che abbiamo visto prima delle finals, dove effettivamente per esempio i confronti tra Salerno ed Erice erano stati abbastanza segnati in corso di regular season? No, io credo che ce lo porteremo nonostante ci siano le gare di andata e ritorno, perché ricordo in campionato Bressanone andare a pareggiare a Salerno, Erice ha un campo caldo, in casa sarà difficile, ma anche fuori casa hanno, essendo una squadra adesso un po' diversa e con più autostima, secondo me il fattore campo sì varrà, ma non tantissimo. Tra gli elementi di novità, no, del programma femminile, ne parlavo in precedenza con Matteo Aldamonte, la qualità di molte straniere arrivate quest'anno in Italia, dopo anni in cui abbiamo raccontato di giocatrici brave, ma insomma non di alto livello, mi pare, Salvatore, che quest'anno siano approdate in Italia, in vari momenti, giocatrici di grande qualità. Tra queste, quella che ha probabilmente impressionato, stupito di più, il centrale
dell'AC Lifestyle Edmond Lady, dice Irina Storochuk, Israelo-Ucraina, quindi per doppio passaporto, ma con militanza nella nazionale israeliana. Ascoltiamo. Sono molto molto felice, tanto. We did a good job for this title and we continue. We have a championship win, of course. So chiaramente un ottimo lavoro per questa vittoria. Translate now. Sì. E speri di poter continuare anche per il proseguo della stagione. C'è il titolo, lo scudetto da conquistare, da provare a conquistare. Qual è stato il momento più difficile di questa finale? In finale? Yeah. Difficile it's orario. È molto difficile, but noi lavoriamo molto molto difficile in allenamenti. And I think it's we win this. Yes. With nostra core. Sì. Core. Sì. And, avete costruito questo successo con il vostro cuore. Sì. Allora, Salvatore, sei d'accordo sull'analisi che facevo a proposito della qualità delle nuove straniere arrivate in Italia? Sì, assolutamente. Storuchuk è un caso strano perché, insomma, dicevamo prima, no? Durante l'arco del campionato non ha mai brillato e con la nuova allenatrice probabilmente ha guadagnato di autostima e man mano anche in Coppa, nelle gare, è cresciuta sempre più fino a fare una finale strepitosa. E, c'è anche Gomez di Salerno, la cubana di Salerno, che è molto forte anche lei, Muratovic stesso, Eko, insomma, queste danno veramente un po' di valore al nostro, un po' più di valore e di livello al nostro campionato. Assolutamente. Ti tocca con il tuo giovane e italianissimo Cassano Magnago lottare ancora di più per mantenere una posizione di medio-alta classifica, sei là comunque ad un passo dai playoff, dalla quarta posizione. Sì, 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 siamo a due punti dall'Erice. In realtà avevo un po' più fiducia di recuperare punti prima della Coppa Italia. Vedendole adesso comincia a essere un po' più complicato, però insomma noi non abbiamo nulla da perdere, intanto cerchiamo di tenerci quinto posto, poi vediamo come andrà strada facendo. Bene, le finali di Rimini hanno rappresentato anche occasione per consolidare alcune partnership sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista commerciale, ad esempio la partnership con la regione Emilia-Romagna, presente all'RDS Stadium il capo dell'ufficio politico dell'ente della regione Emilia-Romagna, Gio Maria Manghi, che abbiamo intervistato. È una consuetudine molto buona che si ripete appunto ormai in una dimensione di rapporto pluriennale tra la Regione Emilia-Romagna e la Pallamano, di collaborazione, la federazione, è molto importante perché questo è uno sport che ha una storia in questa regione, ha espressioni a livello di club significative, sia in campo maschile che in campo femminile, è diffuso in ambito scolastico, lo si approccia molto alla scuola media, alla scuola secondaria di primo grado. Quindi è una di quelle discipline che col presidente abbiamo condiviso ingaggiare e con cui tessere una collaborazione, proprio perché nella Sport Valley, che è il brand che ci accompagna dall'anno scorso nello sviluppo di una grande terra di sport e di svolgimento di eventi sportivi, la Pallamano sicuramente non può mancare. Quindi c'è grande soddisfazione per accogliere ancora una volta questo evento. Eventi sportivi, nello specifico le finals di Coppa Italia, che dopo i due anni trascorsi a Salso Maggiore in un momento molto difficile, no? Non soltanto per la Pallamano ma per il paese intero, perché sono stati due anni caratterizzati dalla pandemia Covid. Salso Maggiore ha passato il testimone a Rimini, che sarà per due anni appunto la location delle final di Coppa Italia. Ecco, da questo punto di vista la capacità anche di destagionalizzare un po' i flussi, no? I flussi, il turismo sportivo, insomma, con il brand Sport Valley, insomma, da questo punto di vista siete già un passo in avanti rispetto agli altri. Ma il presidente ha inteso in questi anni proprio sviluppare l'idea della Sport Valley al di là di tutti i valori naturalmente di cui lo sport è portatore, proprio in direzione della promozione del territorio. Destagionalizzare in riviera o in località termali come è stato a Salso Maggiore
pur se in pandemia e con tutte le limitazioni, certo, che ne derivavano, ha proprio lo scopo di arricchire l'offerta, l'attrattività, la proposta in stagioni che non sono quelle di maggiore appeal per il meteo o per altre motivazioni chiaramente del nostro territorio. Partnership istituzionali che si rafforzano, come abbiamo visto, ma l'RDS Stadium di Rimini e le Finals di Coppa Italia sono state anche il teatro per nuove partnership commerciali che prendono corpo per quanto riguarda la Federazione Italiana Gioco Handball, come quella con l'azienda MyMed, rappresentata da Mirko Canovi, anche lui ascoltato nella giornata finale delle Finals, che è stato interessato anche da una premiazione nell'MVP della finale maschile. Matteo Volare, vi ci ascoltiamo. Mirko Canovi, MyMed, esordio brillante di un nuovo parte della FIGIAC, una manifestazione che ha regalato spettacolo, emozioni. Quali sono le tue sensazioni al termine di questa bellissima giornata finale? Le mie sensazioni sono molto positive, perché è stata per noi una grandissima sorpresa. Siamo all'inizio di questa collaborazione e se questo è l'inizio promette molto bene, perché è stato veramente un bel evento. Cosa ti ha colpito in modo particolare rispetto, ecco, è la prima volta che tu partecipi come partner della federazione ad un evento sportivo organizzato dalla FIGIAC, ecco, qual è stata l'impressione che hai tratto da questa manifestazione? L'impressione è molto positiva, perché io, come vi dicevo prima, non ho mai partecipato e c'è un'organizzazione splendida, tutto è fatto in modo perfetto e ci sono degli atleti che sono veramente forti e questo è veramente uno spettacolo, e per chi partecipa che per chi gioca. Potrebbero in qualche modo poi con MyMed effettuare un percorso parallelo, no? Sicuramente, noi siamo a disposizione degli atleti come delle persone che hanno delle patologie croniche, per aiutarli nel cercare di curare e migliorare le loro condizioni, e l'intento di questa collaborazione è proprio questo. Ecco, dunque benvenuto a Mirko Canovi nella famiglia della FIGIAC. Salvatore, tantissimi complimenti sono arrivati anche all'organizzazione, all'evento in quanto tale, a prescindere poi dalle valutazioni tecniche che restano poi, diciamo così, ad appannaggio soprattutto dei tecnici e degli atleti. Ma sì, è stata un'ottima manifestazione, ho visto anche più pubblico rispetto all'anno scorso, probabilmente la location aiutava, perché farsi un weekend, certo, a Rimini, certo, con la palla a mano, insomma, se io non fossi stato lì con il Cassano probabilmente l'avrei fatto anch'io, quindi indovinata, spero che si rifarà ancora il prossimo anno. Bene, a proposito di consensi, di pubblico e di numeri, sono da record quelli che ha fatto registrare il mondiale, sì, che è andato agli archivi con la vittoria della Danimarca. Assolutamente sì, e sono da record anche quelli che arriveranno, lo stiamo vedendo nelle immagini, tra un anno a Euro 2024, perché proprio in occasione del mondiale la Federazione Europea, parallelamente, quasi facendo a gara con quella mondiale, ha ufficializzato i numeri di quello che è i biglietti venduti a Düsseldorf alla Merkur-Spiel Arena, con già 40.000 biglietti staccati per la gara d'esordio della Germania, che diventeranno 50.000 per la partita, per il giorno della partita. Un anno prima hanno già venduto 40.000 biglietti. Ovviamente la federazione tedesca sta vendendo questo evento non solo come la gara d'esordio della Germania, ma anche come battiamo il record di spettatori in una gara dei campionati europei, in una gara indoor di pallamano. E sicuramente questo avverrà, come dicevamo, 50.000 spettatori sono un numero davvero incredibile. Peraltro la Merkur-Spiel Arena è uno stadio di calcio, non è un palasport. Assolutamente, numeri straordinari. Che idea hai fatto, ti sei fatto, Salvatore, guardando i mondiali vinti dalla Danimarca? Ma è stata una pallamano chiaramente di un altro livello, e sta un po' cambiando, nel senso si vedono a volte un po' meno strategie, più gioco fisico, gioco di uno contro uno e scarico, la pallamano un po' più semplice, e quindi questo è, insomma, piacevole da vedere, un po' meno facile da applicare ai nostri livelli, però comunque è una pallamano dinamica che cambia ed è bello seguirlo. Caratterizzata anche da portieri di grandissima qualità. Certo. Grazie Salvatore Onelli. In bocca grazie al lupo, poi ciao Salvatore. Insomma, sta già preparando, ciao, il prossimo impegno di campionato. Dunque, buon lavoro. Noi ci fermiamo, pochi istanti di pausa, e poi faremo, insomma, il punto, il check su quello che ci attende nel prossimo fine settimana. Ciao Salvatore.
Nel 2023 gli internazionali BNL d'Italia raddoppiano. Ecco due settimane di torneo e tabelloni a 96 giocatori. Sarà un foro italico sempre più straordinario. Non puoi mancare. Compra subito il tuo biglietto. Allora, archiviata la Coppa Italia, ci rituffiamo in campionato, tutte tranne una squadra. Tranne la Junior Fasano, reduce dalle fatiche della quattro giorni di Rimini, dopo tre partite consecutive. Di fatto Fasano adesso giocherà in European Cup per gli ottavi di finale, è già questo un traguardo importante, ma a questo punto perché non provarci. Fasano affronterà i croati del Sesvete, lo farà prima in casa e poi la prossima settimana, domenica 12 febbraio, lo farà in casa alle ore 19, poi quella successiva lo farà in trasferta. Sono due partite molto difficili perché il Sesvete è una delle migliori squadre della pallamano croata, però a questo punto è in ballo Fasano, perché non provarci? E allora tutti quanti, tutta l'Italia della pallamano a tifare Fasano, unica portacolori della pallamano nazionale nelle competizioni internazionali, diretta Eleven Sport sabato alle ore 19 insieme a tutte le altre. Guardiamo anche il quadro completo del massimo campionato maschile. E questo invece è il prossimo turno, con la sfida delle 14.30 tra il Campus Italia e la Raimon Sassari, che è la gara inaugurale. C'è Team Network Albatro Bolzano, Bressanone che è fresca di vittoria della Coppa Italia, fa visita al Carpi, Pressano Cassano Magnago, c'è Conversano al Periamerano, continua la serie di partite difficili per il Conversano, Romagna, Banca Popolare Fondi e, come detto, poi il Fasano non giocherà e scenderà in campo il prossimo 1° marzo affrontando il Secchia Rubiera. Giustamente dalla regia l'attentissima Sabrina mi faceva notare che domenica, non sabato, l'impegno internazionale del Fasano, quindi sabato il campionato si deve sport, domenica l'impegno internazionale con il Fasano di coach Fovio. Vediamo invece cosa ci riserva il programma femminile, Matteo. E anche in questo caso diamo un'occhiata alla grafica, vediamo che cosa ci aspetta con la sfida delle 17.30 dell'AC Life Salerice, che fa visita alla Secur Fox Ferrara e lo fa mettendo nell'aereo anche la Coppa Italia. Cassa Rurale Pontini a Mezzocorona alle 18, poi Casalgrande Patana Cassano Magnago, Salerno che riceve in casa il Fanalino di Cota Starmed TMS Teramo, Alibes Espresso Mestrino Tusce Prato, gara molto importante, sì, questa in chiave salvezza, e Cellini Padova, Brixen su Tirol. Allora, questo è il quadro completo del massimo campionato femminile, la classifica è nota con il Pontinia che guida con una lunghezza di vantaggio sulla Iomi Salerno, poi Brixen su Tirol, Erice, via via tutte le altre particolarmente interessanti anche in coda, ricordiamo l'ultima retrocede direttamente in A2 e poi spazio ai playout salvezza, avremo modo poi di parlarne in seguito. È tutto per questo appuntamento, grazie a Matteo Aldamonte, grazie Sabrina Alessio in regia al coordinamento, noi ci ritroviamo settimana prossima, arrivederci.